A questo punto, come a Londra capita spesso, sopravvenne una calma completa. Il traffico cessò. Nulla scendeva per la strada, non passava nessuno. Una foglia si staccò dal platano alla fine della strada e cadde in mezzo a quella pausa, a quella sospensione. Era come un segnale che cadeva, un segnale che indicava nelle cose una forza inavvertita. Pareva segnalare un fiume che scorreva invisibile lungo la strada, girava all'angolo e sollevava le persone in un turbine. Ora portava da un lato all'altro della strada, diagonalmente, una ragazza dagli stivaletti lucidi e poi un giovane dal cappotto marrone e anche un taxi. Tutti e tre si incontrarono in un punto proprio sotto la mia finestra. Lì il taxi si fermò. Si fermarono la ragazza e il giovane. Entrarono nel taxi. E poi la macchina scivolò via, come trascinata altrove dalla corrente.